Salve a tutti, sono Alessandro Spina, ho 35 anni e sono un cantautore di Siracusa. Sono nel bel mezzo del backstage del brano Il Lunetta Satellitare. Visto che senza contatti e contanti tutto è destinato a finire con tanti saluti fra queste quattro mura, voglio proporvi il brano Lunetta Satellitare, premettendovi che non è la solita pizza rotonda. Cerco qualcosa di preciso, se questa la via del paradiso riguarda unità manifestata, media o mediana non si sa. Dimostra ora le proprietà e vento sai, certo ci salverà. Lunetta satellitare una mano ci potrà dare, tutti insieme ad imparare, indagando un po' di qua e di là. Il lunetta satellitare, solo tu ci potrai guidare, tutti quanti a ricordare quel lustrato di felicità. Studio, studio, studio e poi rimembro concetti che concimano il cervello. Censire uno stato tibetano, mi perdo ma poi ritorno qua. Voglio un campione di qualità, con una band così si studierà. Il lunetta satellitare una mano ci potrà dare, tutti insieme ad imparare, indagando un po' di qua e di là. In lunetta satellitare, solo tu ci potrai guidare, tutti quanti a ricordare quello strato di felicità. Campione di qualità, con una band così si studierà. In lunetta satellitare una mano ci potrà dare, tutti insieme ad imparare, indagando un po' di qua e di là. In lunetta satellitare solo tu ci potrai guidare, tutti quanti a ricordare quello strato di felicità, quello strato di felicità, quello strato di felicità. Benissimo, benissimo, abbiamo qui con noi Alessandro questa sera in diretta e abbiamo Rosy che non sta aspettando altro di porgli qualche domanda. Come sapete siamo nella rubrica Caffè d'autore, questa sera abbiamo dei bravissimi ospiti che saremo lietissimi di presentarvi. Allora, adesso io darei la parola a... intanto un ciao di cuore a tutti quanti. Un ciao ad Alessandro Spina, ben arrivato. L'abbiamo appena sentito nel Lunetta Satellitare Italian Song by Spina Backstage Video, che trovate su YouTube sotto la voce Lunetta Satellitare, naturalmente Italian Song by Spina, come dicevo prima. Adesso passerei la parola a Rosy, caffè d'autore, presentatrice ufficiale di questa rubrica, che sarà lieta, come dicevo prima, di porre la prima domanda al grande Alessandro. Vai Rosy. Grazie Mauro. Intanto vorrei salutare i nostri
ci stanno seguendo, su Italiani all'estero TV, gli amici che stanno in chat, e vorrei anche salutare Alessandro. Ciao Ale, noi ci siamo sentiti prima. Sì, noi ci siamo sentiti, ciao Rosy, e grazie per avermi voluto qui per gli amici di questo canale, di Italiani all'estero. Grazie a te, grazie per la tua disponibilità. Allora, Alessandro Spina, lo dico per gli amici che ci stanno ascoltando e che non lo conoscono ancora, è nato ad Augusta il 4 gennaio del 75 e, se non ho sbagliato i conti, dovrebbe avere 36 anni, non come ha detto nel video che ne ha 35. No, nel video, perché quel video è stato realizzato quando non avevo compiuto ancora 36 anni, quindi era stato fatto nel novembre del 2010, quindi non avevo compiuto ancora 36 anni, infatti sono nato il 4 gennaio del 75. Benissimo. Allora, segno zodiacale Capricorno, laureato in economia, e i suoi hobby si concentrano nello sport, nella poesia e nella meteorologia. Allora Ale, per conoscerti un po' da vicino, anche insieme ai nostri amici che ci stanno ascoltando, visto che i tuoi hobby si concentrano anche nello sport, facci sapere qualcosa di te. Quali sono esattamente questi sport in cui ti diletti? Allora, io per anni mi sono dilettato un po' su quello che riguarda tutti gli sport che abbiamo fatto un po' tutti da piccoli, dal calcio o quello che riguarda la corsa, quindi il mezzo fondo. In questo periodo, per difendermi da ogni colpo e quindi aumentare le mie difese, preferisco fare la boxe, ma non è un caso, lo faccio veramente, poi in futuro capirete tante cose a riguardo. Ah, bene, bene. Beh, allora ci rivedremo in futuro per sapere di questa novità, allora. Ma invece, sì. Dimmi. Sì. Sì, sicuramente saremo ben lieti insieme all'agenzia Tessalux che mi rappresenta in campo promozionale, vi faremo avere questa bella sorpresa che riguarderà anche lo sport, però poi alla fine dietro lo sport ci sono dei messaggi che si vogliono mandare. Certo, di questa agenzia di cui parli abbiamo, se non sbaglio, in chat Valeria, giusto? Sì. Ok, sì, allora mandiamo un saluto anche a Valeria, grazie di noi essere mandiamo qui, un saluto e un caloroso abbraccio di cuore. Sì, certo. Scusate un attimo, vi interrompo un attimo perché avrei bisogno, siccome siamo in linea con Skype, come sapete Skype non è che tiene bene le distanze, vi chiederei di parlare più lentamente perché purtroppo la voce va e viene a volte, quindi se parlate molto più lentamente così tutti possiamo sentire tutte le parole, almeno possiamo avere più speranze, ecco, grazie, scusate l'introduzione. Sì, via meglio. Grazie, andate pure. Allora, Alessandro, invece... tra i tuoi hobby c'è anche la poesia. C'è sì. qualche poeta che ti piace in modo particolare? Ma più che un poeta, ci sono, diciamo, degli scrittori nostrani della Sicilia, come Luigi Pirandello, che comunque sono rimasti nella memoria e che comunque fanno riaffiorire quelli che sono gli odori della nostra terra e quelle che sono le problematiche di una terra come la Sicilia, di cui io sono un rappresentante, e la coppola è tutto dire a riguardo del fatto che comunque si vuole rappresentare quella che è la buona sicilianità, quindi insomma portiamo anche e quindi portiamo in eredità tutto quello che riguardano gli scrittori che ci sono stati nei vari anni e che hanno fatto e che hanno lasciato memoria storica nei loro scritti. Certo, è un modo per mantenere la tradizione, se vogliamo, questo. Esattamente. Le tradizioni, la cultura della propria terra. Sicuramente, è un modo per mantenere la cultura, le tradizioni, ma far vedere che ci sono delle cose da quelle tradizioni, perché magari la Sicilia viene ricordata per altro e non perché comunque ci sono delle buone tradizioni e dei voti. Senti, Ale, ma tu ti diletti solo a leggere oppure ti capita anche di comporre qualche poesia, insomma, di buttare giù qualche riga? Che dici? Allora, a me capita di ispirato, io dico sempre che non sono io, è Dio che ispira i versi da poter scrivere. Naturalmente poi i miei versi, le mie poesie si trasformano in canzoni.
Quindi si dà il messaggio in musica attraverso la poesia. Quindi la poesia è, diciamo, la prima parte per poi poter creare le melodie e le musiche necessarie, perché la mia passione è quello di esternare la poesia e musica, e non far sì che la musica rimanga solo come dei versi astratti, ma che siano composti insieme alla musica, che siano accompagnati come in un matrimonio. Bella, bella. Senti, Ale, l'aspetto spirituale influisce diciamo, sulla musica, sulla tua attività musicale? Oppure è una cosa riservata, privata, che rimane lì, Scusate, se che parlate più tieni solo per te? lentamente, se parlate più lentamente, purtroppo, se no cadono le parole. Abbiate Ok, pazienza. allora ripeto la domanda. Grazie. Sì. Ale, dicevo, Sì. l'aspetto spirituale, perché ho visto che tu prima hai tirato in ballo Dio. Okay. L'aspetto spirituale è una cosa privata tua oppure in qualche modo influisce nel tuo comporre, nel tuo cantare? Non è una cosa privata mia, perché in futuro si faranno dei cenni a riguardo al fatto che comunque sono un credente al 100%, quindi le mie composizioni derivano da una cosa, insomma, che nascono da qualcuno che ti dà un'ispirazione. Io, diciamo, che sono soltanto un normale essere umano a cui praticamente qualcuno dà delle ispirazioni, e questo è Dio che te lo permette di dare, e bisogna ringraziarlo per questo, perché, come dico sempre, nella vita nulla c'è dovuto, se qualcosa ci viene donato è anche grazie agli esseri umani che si mettono a disposizione, grazie a Dio, perché sono un credente, che lo dovrei escludere, anzi. Sono onorato di essere credente Certo. E, senti un po', allora, insomma, mi sembra di capire che lo sport, la poesia, girano tutte qua, girano entrambi intorno all'hobby per la musica. Diciamo di Dio. che il filo conduttore in realtà è la musica. Allora, il filo conduttore diventa la musica per mandare un messaggio. Naturalmente, dietro ci deve essere uno stile di vita, che può essere fatto di sport, può essere fatto di buttare giù delle rime, e la musica stessa che fanno da traino, però sono tutte componenti per migliorare quella che è diciamo, il benessere esistenziale, e di questo io mi nutro sia di sport, sia di poesia, sia di musica, sia di studio, di quello che mi fa stare bene. Queste sono le componenti che mi fanno stare bene e che mi permettono di comunicare agli altri il mio messaggio nel migliore dei modi. Beh, se posso dire una cosa personale, sicuramente traspare da quello che dici che sei una bella persona, quindi vedrai che in qualche Grazie. modo luce dei frutti. Io non so, penso che in regia dovrebbe essere appunto la lettura di una recensione di un tuo brano, Sonnigoro. Sì, Non so, Mauro, sei pronto? grazie Sì, Rosy, grazie. sono. Volevo giusto parlare un attimo di Sogni d'Oro. Io vi sento a tratti. Vi sento a tratti, ma Mauro, ti sento a tratti io però. Mi senti? Mi senti adesso? Ora benissimo, ora Ok, meglio, molto perfetto, meglio. perfetto. Rosy, forse intendevi Sogni d'Oro, vero? Sì. Ok, grazie. Era proprio questo che volevo parlarvi, di questo video che trasmetteremo fra pochi secondi. Allora, la canzone Sogni d'Oro è un brano che descrive in maniera lucida ed esaustiva la quotidianità del nostro vivere. Nonostante gli ostacoli posti da un sistema che reprime ogni coscienza sociale, ognuno di noi cerca di portare avanti le proprie aspettative, rincorrendo quei sogni in cui la pace e il rispetto restano ancora salde dell'umanità. Il tutto nasce dalla voglia di vedere un mondo che possa indirizzarsi verso canoni civili di buon senso, lontano da logiche clientelari e dai signori della nuova schiavitù del lavoro, dove i diritti dei dipendenti sono solo zerbini usa e getta. Égalité, liberté, fraternité. Questo lo dico volentieri perché mi trovo a Parigi, e quindi lo dico in francese. E fraternité, ma tutto gira intorno al fai da te. Ma l'allora
La democrazia, cos'è? Cos'è questa democrazia? Sogni d'oro vuol dire anche essere uno spunto di riflessione, vuole essere uno spunto di riflessione, al fine di avvicinare schiavi e padroni nell'interno di creare una società senza gradoni. Questa mi piace, gradoni. Allora, adesso provo ad inviare sulla TV il videoclip Sogni d'oro, Italian Song. Un attimo solo che proviamo, malgrado Skype un po' lento, proviamo questa sera. Sogni d'oro a tutti quanti e a quelli che sono stanchi di vivere in questa società tirannica. La vita è questa, non è un gioco, non è la stessa. Si manifesta per farti i sogni diventino realtà nell'anima. Sogni, sogni d'oro a tutti quelli che vivono, che scopano, cercando un sogno, sai, gratificante. Sogni, sogni d'oro a tutti quelli che vivono, che sognano. Una realtà che dia più lealtà. Sogni d'oro a tutti quanti e a quelli che non sono stanchi di vivere in questa civiltà atomica. La pace è un sogno, se la si vuole, sta solo a noi, rivendicata per fare in modo che la felicità sia poi realtà. Sogni d'oro a tutti quelli che vivono, che scopano, cercano un sogno, sai, gratificante. Sogni, sogni d'oro a tutti quelli che vivono, che sognano una realtà che dia più lealtà. Molto benissimo. Grandissimo Alessandro, Alessandro Spina. Videoclip Sogni d'oro che trovate su YouTube, naturalmente. Direi che meglio di così non si poteva e volevo sentire perché Alessandro me l'ha chiesto, Alessandro intendo non Spina, Ale Buzzoni, e me l'ha chiesto di fare qualche domanda. Non so se vuoi farla adesso o se diamo la parola a Rosy. Come dici Alessandro? Mi senti? Grazie, Sì, posso fare una domanda a gentilissimo. Alessandro? Sì, sicuramente, come quando vuoi. Allora,
Volevo sapere, Alessandro, come, insomma, come nascono le tue canzoni. Ma le mie canzoni nascono dal vivere quotidiano. Se ti racconto, voglio raccontare come nasce la mia passione per la musica. È iniziato tutto da Sogni d'Oro perché nasce dal call center. Tramite un collega di lavoro si parlava delle attitudini, dei diritti negati agli operatori di call center e da lì ho iniziato a scrivere tutto quello che vedevo attorno a me. Il problema di chiunque è che non erano soltanto dei problemi esistenziali degli extracomunitari o dei lavoratori, ma arrivano un po' tutte quelle che sono le sfaccettature. Per esempio, un brano come Il lunetto satellitare nasce all'interno di un contesto universitario in cui Lunetta è il professore Lunetta dell'Università degli Studi di Catania, docente di statistica. Quindi nascono proprio dalle vicissitudini, quello che c'è dentro, naturalmente quello che vuole dare è la speranza. Perché la questione è che bisogna credere in quello che si fa. Dare questo messaggio che comunque non bisogna mai mollare e che comunque attorno a te ci sono persone che comunque che credono in te e tu devi fare in modo che metterti a disposizione. Naturalmente bisogna dare positività per ricevere della positività degli altri, è normale, però laddove è necessario bisogna comunicare quello che si sente dentro e cercarlo poi di agli altri. Questo è da lì nascono i miei testi e le mie domande, le mie ispirazioni. Bene, bene Alessandro. E Ale, mi sembra però che tu avevi qualche altra domanda o sbaglio? Sì, Dimmi, ne avevo dimmi, altre dimmi, dimmi. due. Vai pure, Ale. Allora, per cosa vorresti che fossero ricordate o conosciute le tue canzoni? Ma guarda, l'obiettivo di un artista è quello di entrare nella memoria collettiva. Quello che si vuole è che questo messaggio o questi brani vengano ricordati per il messaggio che si vuole mandare. Naturalmente, sai, in queste cose i cantanti per entrare nella memoria collettiva ci vuole un certo percorso, a volte anche lungo. Però bisogna comunque crederci e spero che il messaggio arrivi. E il messaggio che deve arrivare è quello che comunque bisogna credere, bisogna crederci e soprattutto bisogna combattere e lottare per quello per cui si vuole l'obiettivo che si vuole conseguire. Bene, Ale? Allora. Pronto, Ale? Mi Sì, io senti? Mi sono qua. senti? Ok, scusa, no, Ok. non capivo se Skype ti dava il servizio che deve. Prego. Sì, è tutto ok, scusami. Allora, quali cantanti hanno contribuito alla tua personalità di artista? Guarda, io nella mia vita sono stato sempre un grande ascoltatore musicale. Non parliamo soltanto dei cantautori come De André, De Gregori, Paolo Conte, che comunque hanno contribuito attraverso i loro brani a dare, diciamo, dei messaggi. Però io, essendo uno che è nato nel 75, sono anche un figlio degli anni 80. Perché comunque negli anni ho ascoltato quel genere di musica, quel tipo di musica, che comunque mi è rimasta nel cuore. Quindi è normale che nel momento in cui tu componi qualcosa, comunque sei sempre contaminato da quei suoni. Quindi c'è parte letteraria che la lasciamo ai grandi che hanno contribuito a far sì che i loro testi sono rimasti comunque nella storia della musica italiana. Però naturalmente bisogna ricordare che durante una vita c'è una vita di ascolto e poi naturalmente
emozioni maggiori tu le raccogli in un certo determinato periodo della tua vita, che solitamente nel mio caso è stato quello degli anni 80, che a molti è rimasto comunque nel cuore, la maggior parte degli ascoltatori che comunque sono nati in quei periodi. Bene, bene, bene. Non vorrei averti tolto la parola, però. Mi sentite? Tutto a posto? Bene. Allora, io prima di ripassare la parola a Rosy, vorrei porti io stesso una domanda, una piccola domanda dalla regia. Tu hai partecipato a molte manifestazioni, Alessandro Spina, delle quali hai anche avuto delle gratificazioni. Quale di queste per te è stata particolarmente importante? Dimmi anche. Allora, tutte diciamo, le premiazioni che si sono ricevute sono comunque, fanno parte di un'esperienza artistica di cui comunque siamo immensamente, che ci rimangono comunque nel cuore. Però sai, la prima volta, come si dice, non si scorda mai. Naturalmente Talentuno è stato il momento in cui nel 2008 si è aperta comunque una strada per farsi conoscere. Poi sono venuti due premi ai concorsi letterari, tante partecipazioni ad eventi di qualsiasi genere, che va sempre nel mondo dello spettacolo. Sempre rimanendo comunque nel campo tra giurati, nel periodo degli emergenti, comunque si vive insomma nei vari contest, nei festival per emergenti. Comunque sono esperienze che rimangono nel cuore, però naturalmente Talentuno è stato l'inizio di un qualcosa. Poi il resto, insomma, stiamo incominciando a colorare qualcosa che ancora praticamente è da colorare. Diciamo, stiamo facendo un disegno in cui ancora ci sono dei colori da mettere un po' qua e un po' là. Ah, benissimo Alessandro. Senti, prima di passare ancora a Rosy, volevo sapere una cosa. Mi sembra di aver letto su Metropolis, sul sito www.metropolis.org, nella pagina Come arrivare al successo, c'è una recensione su di te che dice, che hai lavorato con tanto impegno sia nel miglioramento della tua musica e sia nel miglioramento della tua immagine. Ora, ma hai fatto molto anche nel migliorare il tuo modo di comunicare con l'esterno. Ora, come italiani all'estero, volevamo sapere com'era la musica prima che tu la migliorassi. Allora, la musica è stata sempre una buona musica. Naturalmente, sai, per renderla più appetibile dal punto di vista commerciale hai bisogno di renderla più briosa. E questo naturalmente poi lo sentirete nei brani seguenti che usciranno. Quindi, naturalmente, in questo caso l'agenzia Tesselux, che cura la promozione della mia immagine, sia all'interno del web che sia fuori dal web, che cura insomma quello che riguarda la produzione mia esecutiva, naturalmente vede quelle che sono, perché i brani naturalmente vengono fatti ascoltare, vengono passati al vaglio di un'agenzia che valuta il tuo operato, in questo caso proprio è un'agenzia di management, la Tesselux. E quindi vagliando quelle che sono, diciamo, il tuo materiale, perché Alessandro Spina in questo momento ha Sogni d'Oro, Lunetta Satellitare, Tu sei extra, ma Alessandro Spina ha composto già altri 7-8 brani che poi in futuro, attraverso una culata e mirata promozione, verrà portato al pubblico ascolto. Bene, bene, io adesso chiederei a Rosy di prendere la parola, perché so che hai ancora qualche domanda importante da farti. Grazie, Rosy. Sì, volevo proseguire sulla recensione di cui ha parlato Mauro Spina. Mi senti? Mi senti bene? Sì, Mauro benissimo. Torta, non Mauro Spina, eh? No, 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 ho detto Mauro e No, poi mi no, no, ma lo rivolgevo a so, Spina per no, non dire voleva essere una battuta, hanno Alessandro. capito Ok. tutti, non ti preoccupare, Rosy. Grazie. Va bene. Spina, quindi oltre alla musica hai dovuto anche migliorare la tua immagine, ok? Cosa aveva prima che non andava la tua immagine rispetto a dopo il miglioramento? Ma guarda, la mia immagine aveva bisogno, più che non andava, aveva bisogno di un qualcosa che la rendesse, distinguibile ma identificabile nello stesso tempo. Perché comunque quando Originale, tu, diciamo.
Sì, ma non solo originale, ma distinguibile. Non solo originale perché comunque salta all'occhio, ma soprattutto distinguibile perché comunque chi ti vede per strada, comunque se hai il dubbio di, nel riconoscerti, ti riconosce sicuramente, avendo comunque una coppola. Quindi è normale che comunque ti crea un segno distintivo e riconoscibile allo stesso tempo. Questo è un qualcosa che comunque attraverso l'agenzia Teslux abbiamo curato nei minimi dettagli, non facendoci sfuggire nulla. E invece il tuo modo di comunicare come è migliorato? Ma il mio modo di comunicare è migliorato nel senso che comunque c'è un modo praticamente in cui non si parla soltanto con la musica, ma parlando come sto facendo stasera con voi, cioè nel senso in cui c'è la comunicazione diretta con le persone o addetti ai lavori o che non siano addetti ai lavori. Ma c'è un confronto diretto con i fan, è quello che si vuole raggiungere come obiettivo, non soltanto la musica come strumento, ma anche un interfacciamento che sia diretto per rendere più coinvolto diciamo, il fan, perché comunque il fan va coinvolto in qualche modo nella tua attività, che non sia soltanto quella musicale, ma sia anche quella della vita di Spina, anche come artista, come cura la sua musica, quello che sta facendo, come lo sta facendo, che cosa sta combinando. Ecco, questo anche il fan vuole sapere, non soltanto perché la musica che sta proponendo Spina, ma anche quello che Spina sta facendo a livello di eventi e di tutto. Quindi tu parli dell'informazione e che ne dici invece del Anche contatto visivo più vicino? Cioè, per contatto esempio, non so, la visivo, manifestazione da un palco, una serata, che ne pensi di questa cosa? ma queste sono cose bellissime, importanti e che si devono fare. Cioè, l'interfacciamento non deve avvenire soltanto via web a livello virtuale. L'interfacciamento è incluso che è naturale che c'entrino i live a riguardo. Quindi i live vanno messi come un modo per poter poi comunicare col pubblico. Io ho fatto eventi di beneficenza e naturalmente lì ti porta comunque a comunicare non soltanto con la tua musica, ma attraverso quello che tu vuoi dire alla gente, attraverso il tuo messaggio. E questa è la cosa importante. Ascoltare di più il fan e quelle che sono anche le esigenze e le sue richieste. Ok, quindi questi cambiamenti si può dire che ti hanno dato i risultati che ti aspettavi? No, mi hanno dato dei risultati che sono comunque visibili e ben visibili. E naturalmente ancora è un lavoro che stiamo iniziando a fare e ancora ci sono dei percorsi che vanno ancora fatti. Naturalmente non siamo ancora soltanto agli inizi. L'agenzia Teslux è dal dicembre del 2010. Che stiamo iniziando il percorso insieme e ora si avvierà verso qualcosa di maggiormente consistente. Sì, scusa, Quindi scusa, diciamo che è ancora presto. scusa Rosy, volevo sapere se si sente. Volevo sapere, c'è qualcosa. Ti ho interrotto perché volevo controllare se siamo in linea. C'è qualcosa, volevo sapere. Che ancora non ti soddisfa dal punto di vista artistico, Alessandro? Ma guarda, io dico sempre una cosa, nel divertirsi senza pretese, a volte Dio fa delle sorprese, io questo è il mio Scusa, motto. potresti ripetere? Questa non l'ho capita. Abbi Sì. pazienza. Allora, Sì. il mio motto nell'intendere il mondo della musica è nel divertirsi senza pretese, a volte Dio fa delle sorprese. Sì. Sì. Cioè, questo vuole dire che naturalmente si sa che l'obiettivo di qualsiasi artista è arrivare nella memoria collettiva. È inutile nasconderci, è quello che ti porterà alla piena soddisfazione. Però, naturalmente, nel frattempo ci stiamo divertendo, che questa è la cosa importante, però senza pretendere nulla, perché si sa che è un mondo aleatorio, quello della musica leggera e quello artistico, quindi bisogna farlo comunque col divertimento e con lo spirito di divertirsi, però facendolo in maniera professionale. Questa è la cosa importante, farlo in maniera professionale. Poi se va, va, se non va,
pazienza, però almeno comunque ci abbiamo provato e lo stiamo facendo in una maniera seria e professionale allo stesso tempo. Benissimo, benissimo. Io purtroppo non riesco a vedere bene la chat. Volevo riavere Rosy per il resto delle domande. Grazie. Rosy, prego Ok. a te. Spina, senti, dalla tua biografia so che hai scritto anche per altre persone. Sono cantanti conosciuti, sconosciuti? Dici No, qualcosa che conosciamo al tutti. momento non sono cantanti conosciuti, sono naturalmente dei cantanti emergenti, ma spero che se Dio mi darà la possibilità di emergere, di farli emergere in qualche modo, perché naturalmente se riesco ad emergere io è naturale che poi i miei testi incominciano ad emergere. Quindi emerge un po' tutto. Senti, vorrei farti adesso una domanda un po' delicata, però qui noi siamo tra amici e te la voglio fare lo stesso. Tanto prima o poi ci giriamo intorno, ma prima o poi ci caschiamo dentro. Senti, io ho visto tramite il materiale che ci hai dato per conoscerti meglio che hai partecipato alla trasmissione Talent Show, se non Italia's sbaglio, Got giusto? Talent. Italia's Ah, Got vabbè. Talent. Sì, io preferisco l'italiano che è molto più semplice da capire. Allora, io premetto che a me personalmente non piace l'idea di esibirmi davanti a qualcuno che pensa di sapere se sono bravo oppure no. Anche perché un artista, a mio avviso, ha il suo personale modo di essere e propone al pubblico, e poi sarà il pubblico a decidere se piace o no, giusto? Per come la vedo io, una situazione del genere, cioè stare di fronte a qualcuno che ti giudica, mette a dura prova la sicurezza di chiunque. La domanda era proprio necessario partecipare a quella trasmissione? Ma sai, la cosa è che è vero che bisogna mettersi alla prova, però noi dobbiamo pensare che i talent show in genere, non parlando dello specifico Italia's Got Talent a cui ho partecipato, comunque già sono delle macchine già praticamente tarate, il cui unico obiettivo è quello di avere entrate pubblicitarie. Quindi, quando noi ci chiediamo, ma perché per esempio Spina non ha cantato Tu sei extra e ha fatto il medley? Perché Tu sei extra non veniva incontro delle esigenze di audience e quindi è successo che nonostante io avessi fatto un errore nel provino che feci da Cicastello, in provincia di Catania, quelli di Italia's Got Talent, non mi hanno fatto tornare indietro a questa cosa, perché comunque cantare Imagine sotto i 3 semitoni per adattarla a Sogni d'Oro era assurdo, però sono delle macchine tarate in cui loro l'unico obiettivo è fare audience, perché se noi vediamo c'è gente con tre sì, che hanno avuto i tre sì, che non è passato in secondo in TV. Questo ti fa capire quanto è importante l'audience, e che in questo caso il talento è fine a se stesso. Quindi, però, in un certo senso, però, bisogna utilizzare queste esperienze per cercarne sfruttare dal punto di vista mediatico, ma lì è comunque bisogno di un'organizzazione che si occupa di queste cose. In questo caso, l'agenzia Tessalux si sta occupando nel migliore dei modi di questo. Ma un Scusate, posso intervento? intervenire? Sì. Sì, Pietro. Ma non so se ho capito bene, ma sono stati loro a proporti questo medley Imagine Ti con il pezzo spiego, tuo? io avevo fatto un errore l'anno prima, quando ho fatto il provino. Sì. Dopodiché io, nel momento in cui sono andato lì, pensavo di essere libero di fare le mie scelte. Quindi ho detto, guardate, io voglio fare Tu sei extra. No, tu devi fare quello che hai fatto al provino. Ma io al provino avevo fatto non soltanto il medley, ma avevo fatto pure Tu sei extra. Quindi Quindi è una scelta loro. è una scelta loro, per questo dico sono delle macchine tarate per fare audience. Però tu accettando hai, insomma, sei Accettando, però tu contento. non sai dove possono arrivare, perché comunque non avendo esperienza dei talent, quindi tu ti fai determinati tipi di idee. Poi col senno di poi capisci come vanno le cose e capisci che purtroppo sei stato vittima di questa situazione, perché tu sei stato preso perché praticamente eri l'eletto al massacro in quel momento, e loro faceva audience.
Perché comunque. Effettivamente, però scusa, nello stesso tempo voglio dire, non dovevano massacrarti così, non è stato neanche giusto. Io fossi in No, te, ma. avrei detto, vedi che siete stati voi a dirmi di fare questo, come mai non mi Ma avrei trovato a parte contro? questo, ti spiego una cosa, purtroppo la TV ti fa passare quello che vuole. La TV non ha fatto passare una cosa importante. Quando c'è stato in un RVM il Vergognati, quel Vergognati era riferito a un discorso che io ho fatto, che era il discorso in cui dissi, insomma, in fase di presentazione, che la discografia era solo per pochi. Naturalmente è una frase messa lì, che non voleva assolutamente offendere nessuno, perché dire la discografia è solo per pochi non è che offendeva qualcuno, qualcuno si è offeso particolarmente, ma si capisce di chi Effettivamente la parlo. discografia è per pochi. Però questa persona è diventata rosso fuoco a mo' di fiammifero e si è accesa, prendendo appigli che usassi gli extracomunitari, non facendo passare il fatto che comunque io avevo detto anche che avevo vinto due premi nazionali con il brano Tu sei Ecco sugli extracomunitari che loro non hanno fatto passare in onda. Quindi vedi come funziona la cosa e non so fino a che punto i talent sono consigliati agli emergenti o coloro che vogliono far vedere la propria arte. Non sono tanto consigliati. Naturalmente chi li ha subiti, deve comunque sfruttarli dal punto di vista mediatico, ma da soli non si va da nessuna parte se non hai un'organizzazione dietro di te. Certo, sono Ma d'accordo tu con non te. ritieni che sia una cosa molto grave? Cioè, loro facendo così, se tu per esempio non avessi l'organizzazione che hai adesso dietro, che in pratica ti pubblicizza, ti spinge in positivo, eccetera, eccetera, no? Cioè, loro così hanno danneggiato la tua immagine. Cioè, è Certo possibile che hanno il diritto loro di che fare, hanno. Scusate, ma hanno il diritto di una direi di cosa? non fare un processo ad No, altre. no, ma infatti sono dei sistemi. Allora, io quello che dico questo è questo: sono dei sistemi che vanno presi in un certo modo. Che non sia morale, non ci sono dubbi da questo punto di vista, perché il rispetto deve venire prima di tutto, sempre, al di là della posizione che viene occupata nella propria, diciamo, della propria vita. A prescindere dalla posizione che occupi, tu vai rispettato. E sul fatto che dal punto di vista morale l'artista, chi esso sia, andava rispettato, su questo non ci sono dubbi. Purtroppo però dobbiamo sapere che quel sistema funziona in un certo modo. Quindi se non si vuole rischiare, non si rischia ad andarci, perché si sa che si può rischiare quel tipo di trattamento, e di questo non è assolutamente giusto. Però dobbiamo pensare che sono dei sistemi, dobbiamo prendere il sistema, non le persone come singole o quant'altro, perché sono dei sistemi che funzionano in un certo modo, hanno loro l'esigenza di fare audience, e della persona e dell'identità personale gliene frega ben poco. Ecco, Posso dirti poi. una cosa, Spina? Secondo me li stai giustificando. No, giustificando no, sono dei sistemi fatti così, però naturalmente il rispetto viene prima di tutto e con questo risponderemo in musica. Naturalmente le risposte a determinati sistemi, quello che dicevo prima nei passaggi precedenti, è che bisogna comunque lottare per quelli che sono i propri obiettivi. Quindi lottare per i propri obiettivi è avere anche un'organizzazione che comunque non soltanto ti promuove in positivo, ma che promuove in positivo anche tutte le produzioni artistiche che tu farai. E ci sarà qualcosa, e ci sarà una sorpresa che riguarderà anche il fatto che comunque il rispetto deve venire sempre prima di tutto, a prescindere da quello che tu occupi. E lo daremo in musica questa risposta. Al momento l'agenzia si sta occupando di un qualcosa che riguarda il fattore conoscitivo, cioè io ti faccio conoscere che c'è stata questa situazione. Le risposte devono essere date poi in musica, e non siamo qui a fare le guerre ai sistemi, ma a dirti come funziona un determinato sistema ed il fatto che non bisogna mai mollare. Tutto qua, come ai tempi quando Rocky, nonostante venisse bersagliato di colpi, aveva talmente resistenza che poi non veniva più colpito alla fine, si stancavano pure di colpirlo. Ma alla fine finisce così, cioè nel senso che tu ti devi comunque rialzare, rialzare, rialzare e continuare comunque a darci sempre dentro, ma
alla fine comunque è rispetto. Non stiamo a giustificare, i sistemi funzionano in un certo modo. Se un sistema vuole essere cambiato, bisogna, tante teste devono decidere di cambiarlo, non può decidere una Bisogna sola. boicottare un sistema comunque. Ah? Bisogna boicottarlo. Esatto, ma per boicottarlo ci Ecco. vogliono tante teste. No, perché? Basta non andare, basta scegliere di non Sì, andare lì. però lo È sai qual è? facile a dirlo, ma è difficile a farlo. No, ma il problema lo sai qual è? Che ora tu sai la mia situazione. Naturalmente, se viene un emergente da me e mi dice, sai, Alessandro, voglio partecipare a un talent, naturalmente io non ti do il consiglio di andarci. Naturalmente, però lo devi vivere. Naturalmente, tu prendi consapevolezza delle cose nel momento in cui tu le vivi. Allora, nel momento in cui tu le vivi, prendi consapevolezza. Però quando tu non le hai vissute, molta gente rimane con la cosa, va bene, ma io ci provo lo stesso. E si affronta il rischio di provarci e di non ricavare un ragno dal buco. Però se non prendi consapevolezza di questa cosa, non lo capirai mai, perché è tutta una questione di consapevolezza. Cioè se tu non le vivi, come fai a capirla? E ci devi passare, la devi vivere. Io in prima persona che l'ho vissuto, so come si vive. E so trasmetterlo agli altri. Naturalmente, chi mi dà il consiglio di voler partecipare a un talent, io mi guardo bene nel consigliarlo. Sicuramente Vabbè, uno va. io Dimmi. scusate, ognuno è libero di pensarla come Sì, crede, eccetera. Io sicuramente. direi che non è questo il momento di consigliare o sconsigliare, ma direi di, No. perché sai, sono punti di vista che secondo me sono giusti esprimere No, io comunque. rispondevo a una domanda di No, no, Pietro, ma bisognerebbe. è giusto esprimere ognuno i propri punti di vista, però sai, bisognerebbe mettersi anche nelle esigenze di chi organizza per vedere a questo punto che cosa il mercato chiede, ecco, perché a volte il mercato può chiedere quello anche. Comunque, non è questo il momento, cioè da parte mia intendo, non è il momento di discuterne, e rilascio la parola a Rosy, scusate. Certo, allora io Però scusate, direi. Pietro. vedo che è caduto qualcuno, Pietro? Pietro, mi Ecco, raccomando. ci sono. Ah, ok, no, no, non ci sei. Manca la cam. Comunque andiamo avanti. Tu intanto ti sistemi, Arrivo, eh? arrivo. Ok. Bene. Quindi Ripasso l'importante volentieri la Spina voce a è. Rosy. Sì, scusa Rosy. Prego. L'importante Spina, allora, Spina e anche gli amici che ci stanno ascoltando che hanno degli interessi nella musica, magari qualche giovane che ha voglia di intraprendere questo cammino. Comunque, programmi o non programmi, tutto quello che si fa, a mio avviso, per andare avanti, per avere successo, per farsi conoscere, deve essere volto al positivo. Se io vado in qualsiasi manifestazione, dal vivo, in TV, quello che vi pare. Io vado per presentare un pezzo che mi fa esaltare il meglio. Quindi, se mi propongono qualcosa che non va, o che magari in qualche modo mi toglie dei punti al mio personaggio, alla mia reputazione, ecco, allora lì c'è qualcosa che non va. Secondo me bisogna evitarlo. Può arrabbiarselo come gli pare, mi piglio responsabilità di quello che ho detto, ecco, così li parlo tutti. No, ma mi hai Pietro, dato un consiglio più che giusto, però uno nelle no. situazioni si ci deve anche trovare. La frecciatina era per Mauro Spina, tranquillo. No, non è questione di responsabilità, è questione di, io vorrei creare dei dibattiti basati su un argomento che potrebbe essere benissimo questo, però a questo punto creeremo molto volentieri, lo farei, un'emissione su questi argomenti. Comunque, ripasso la parola, Ok, prego, prego. sì, grazie. Allora, invece, Spina, c'è un brano, Tu sei extra, che come ho letto sempre nel materiale che mi hai dato, è stato presentato a Sanremo Nuova Generazione nel 2010, ha ottenuto nel 2010 e nel 2011 due piazzamenti in due concorsi letterari nazionali ed è stato Esatto. premiato a Roma, di cui uno in Campidoglio. Io ho scoperto che se Praticamente Mauro ce l'ha pronto, dimmi, dimmi. i due concorsi in questione sono il concorso Albero Andronico, con cui la premiazione è venuta l'8 aprile del 2010 in Campidoglio a Roma, e poi La Forza dei Sentimenti del 28 febbraio del 2011, che ha avuto il secondo posto e ha avuto il riconoscimento. Da parte dell'associazione dell'associazione guidata da Carmela Gabriele, dottoressa Carmela Gabriele.
Senti, Bene, secondo bene. te il riconoscimento a cosa è dovuto? Al testo del brano? Sì, in questo caso era riconosciuto al testo del brano, i Ok. testi del brano, sì. Sono due Io... concorsi letterari, non guardano la musica, guardano le non so se Mauro è parole. pronto Trebbiani, perché sì, io volevo salutare. sono prontissimo, volevo solo segnalare al pubblico che ci sta ascoltando e vedendo che dopo questo brano che manderemo adesso, sempre di Alessandro Spina, Tu sei extra Italian Song by Spina, su YouTube lo trovate e io lo mando comunque adesso, lo mandiamo come regia, ma volevo segnalare che poi chiudiamo questa diretta giusto per pochi minuti dopo il brano, per poter registrare e passiamo anche ad intervistare subito dopo due altri artisti di fama interlunatica mondiale, cioè vedrete qualcosa di Certo. bello. Mi raccomando, non lasciateci perché c'è una grande novità da vedere e di ascoltare. Bene, mando subito l'ultimo brano per questa sera di Alessandro e saluto tutti, e Alessandro compreso, che spero però resti con noi a seguire queste ulteriori performance di due artisti eccezionali. Un artista è collegato dalla Svezia e l'altro artista è collegato dall'Italia, che lancia proprio questa sera il suo primo brano ufficialmente a livello internazionale. Ok, vado. Scusate un attimo, arrivo subito. Eccolo. Desiderio che son sempre la tua essenza, ostilità, sacrifici di un'esistenza affollati, imbarcati per l'occasione. In una nave rivestita da gommone, tu sei extra comunitario, tu sei extra perché sei anche temerario. Affronti i mari pure a costo della tua vita. Speranzoso di una presenza infinita. Tutti insieme, con la luce nei loro occhi, sono tristi, nostalgia dei loro posti adeguati. Come fecero gli italiani, son partiti, ostentarono le mani, tu sei extra comunitario, tu sei extra perché sei anche temerario. Affronti i mari, pur a costo della tua vita, speranzoso di una presenza infinita. Nella vita, un ritrovo che dia onore, un lavoro. Per un piatto lungo un giorno, alla ricerca di una bandiera da indossare, un lungo viaggio, la virtù di un gran coraggio. Tu sei extra comunitario, tu sei extra. Perché sei anche temerario. Affronti i mari, pur a costo della tua vita, speranzoso
speranzoso di una presenza infinita. Presenza infinita. Benissimo, come vi dicevo prima, ci rivediamo fra qualche secondo, anzi direi circa 2 minuti. Per continuare questa diretta Caffè d'autore e conoscere altri 2 nuovi artisti bravissimi, emergenti e a presto, fra 2 minuti circa.